Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand. Oggi mi sono connesso con l'account di Andrea96. Non potevo non fare il video di questa. Ah, intanto ti ho trovato la scintilla, ti ricordo. Sì, ho visto. Notato. Comunque ragazzi, faremo anche il video sul suo account. Questo invece è per la serie Apriamo i vostri bauli. Come vedete ha due magici. Sì, e un super magico. E uno leggendario. Abbiamo aspettato, potevo già farlo 3 giorni fa, ma mi ha aspettato perché ha solo 88 gemme e può aprire solo col leggendario, con le gemme. Esatto. Però non solo. Ah vabbè, quelli omaggio, la burla della corona. E il baule del baule del clan. Mi ha detto, puoi aprire tutto. Ok, dai. Perfetto, in più. Inizia quello del clan. Del clan? Sì. Ok, va bene, come vuoi. Apriamo quello del clan per primo, ragazzi. Scusami, allora, abbiamo curioso, oro. Dobbiamo aprirlo anche noi. È vero, anche noi, è vero. Spirito del ghiaccio, ok, toro infernale, che puoi potenziare. Cavaliere. Cavaliere. Ok, può... Ah, non può potenziarsi niente. Questa. Che poco. Ice of shit. Che schifo, ma non era a livello 10 sto bullo del clan, no. Aspetta un attimo, vediamo un attimo le carte cacca. Voglio capire se possiamo sbloccargli qualcosa. Mettiamo per rarità. Vediamo le leggendarie che ha, scusa. Beh, insomma, ha una, due, tre, quattro, cinque, sei. No, cinque leggendarie. No, sì, sei perché una. Una cazzo, la principessa, anch'io la voglio la principessa. Non allora, l'hai. Non ce l'ho la principessa. Cominciamo con i bauli. Non è la principessa? Non ho quella della principessa. Cominciamo con il quello... baule della principessa. Scusa, la leggendaria della principessa. Non ce l'ho. Stregone, bombarolo. Ok, vabbè. Apriamo il baule della corona. Qua abbiamo oro. Incenso. E birra. Birra, mortaio, cannone. Ah, il mortaio, carta, carta rarissima. Bellissima. Ma io ero contento perché era nuova, ti ricordi? Sì, mi ricordo. Allora, prima il baule magico adesso. Ti ricordo che qua tu hai trovato Dean Streaming. Ah, sì, la vero, leggendaria del tronco. Al cavaliere, Sgarry. Era venuto fuori due epiche e poi è venuta fuori la rara. Sì, la leggendaria. Qui. Rara, ok. Epica, attenzione perché poi potrebbe essere, no, sempre epica, ragazzi. Niente, però lo può potenziare, livello 4. Puoi potenziare l'arco X. Ma non penso che lo io usi. Oggi non potenzio non niente. Non devi potenziare niente. Esatto. Io apro solo, noi apriamo solo i bauli. Decidete voi poi cosa fare con le carte. Spirito del ghiaccio, ok. E andiamo giù di tipo quei 500 trofei. No, boh. Goblin, facciamo 2 o 3 partite al massimo. Fornace, ok. Capanna dei barbari, dai. Epica, clonazione, vabbè, che vabbè. La poteva già potenziare, vabbè. Non l'ha potenziata, quindi vuol dire che non la usa. Sì, ma la clonazione, cioè quando la potenzi, cosa potenzia? Cioè, probabilmente... Il livello della carta copiata? Esatto, probabilmente sì, credo. Allora, attenzione, un super magico, mini pecca, subito il bocciatore, carta epica, subito furia, va carta bene. Epica, subito un'altra va epica. Bene. Oh, e lo puoi potenziare, ragazzi. Vabbè, forte, è forte, hai visto? 400 forte, cannoni, quasi, e attenzione. Epica ancora, 9 e poi potenziato il pack, vediamo. Adesso va la leggendaria. Niente! Carta rara, scusa, che sfiga ragazzi, Golem del ghiaccio, che schifo, mamma mia. Vabbè, comunque la leggendaria te la troviamo qui, molto semplice. Pronto, buon leggendario per uno. Apriamo subito ragazzi vediamo. Abbiamo, bam, la cimitero che non puoi potenziare. Ah, livello 2 la cimitero. Allora, livello 2 la cimitero ragazzi, potentissimo. Andiamo a vedere un attimo, lui mi ha detto che possiamo usare il deck 3. Questo deck che noi possiamo utilizzare, ha detto usate questo che di solito è quello che utilizzo io. Ecco, vabbè, boh, proviamoci. Col domatore, la cimitero, bah. Ci provo ragazzi, ci provo. No, potevi provare nel campo di prova oggi prima per vedere come usarlo. Che campo di prova? Il campo di prova. Il campo di prova. Come League of Legends che giochi contro i bot, dai, sei quando, orribile. Quando c'è un champion che non conosci, devi usare allora, facciamo così e subito la cimitero. Adesso lui comincia a colpire. Ah! Ho messo il gigante royale da quella parte. Vabbè, attenzione. Vabbè. Bom. Aspetta che lo zappo. Vabbè, così. Bom. Adesso metto questo, guarda, metto il gruppo di scheletrini. Ok. Spero di riuscire a ucciderli. Zappati, guarda. No, c'è un buon parola, ma non riesco a ucciderli tutti subito. Oppalala. Non si fa così, non si può. No. Ma dagli un colpetto. Adesso mi dà un colpetto. Di colpetti li ha dati. Vediamo se ci tira la bomba. Non perfetto. Perché toglie quasi 200 quella bomba dal cazzo. Toglie parecchio il bombardamento. Lo devo provarlo assolutamente. Allora, adesso facciamo. Facciamo così. Di solito facciamo così. Questi stupidi con questi stupidi. Perché adesso lui mette il gruppo di Sgarry. Anche se vanno sulla torre fanno tanto danno, va che roba. Bene. Adesso bomba, va giù bomba di fuoco. No, va giù quella torre perché? Perché ho la palla di fuoco. Esattamente. Adesso facciamo così: mega sgherro. Adesso il mago muore male. Per me potevi tirare la palla di fuoco sulla torre e uccidevi sia il moschettiere. Ma non avevo Elisir. Lo zappo perché sennò questi qui fanno tantissimo danno alla torre. Non va tantissimo bene. Tantissimo danno. E io adesso quella torre là è giù.
e siamo a posto. E siamo sicuri. Adesso continuo ad attaccare da questo lato, sempre con spiritali del fuoco più domator. Ok. Ok, vai, vai domatore, vai. E vai, cimitero. Vai a cinghialeggia, vai a cinghialeggia come nessuno sa fare. No, i miei spiritelli. Boh, non è andato. Boh, vabbè. Aspetta, eh. Facciamo così, guarda, eh. Oh, ah! Boh, vai, imparate con me subito che dia meno colpi possibile alla torre. Uno dei, fa male quello lì. È uno dei tank più difficili da fermare, senza ombra di dubbio. Perché colpisce da distante. Colpisce da distante, ha tanta vita e lo puoi riparare dal tuo campo, capito? Mm-hmm. Cioè tu metti il moschettiere non può essere colpito se non dal tuo lato. Sì. Allora, vediamo un po' adesso cosa fa. Anche lui viene colpito dal tuo lato. Bastardo. Prepara il cimitero. Aspetta, la metto subito perché... sapevo io. Oh. Giratevi. Niente. Sì, sono girati. Non tutti. Uno solo. Ok. Boh, mettiamo subito il cinghiale. No, manca ancora 42 secondi, non serve che lo... devi buttare dal lato... Butta la palla di fuoco per uccidere quello stronzone. Il mago? Sì. Aspetta, così muoiono tutti lì. Pam. Merda, non è morto il mago. Vabbè. Dai scheletrini, dai, uccidetelo. Oh, che palle del gigante royale, però. È troppo piccola la carta. Tutta la tomba di là. Allora, sbam, perfetto. Adesso metto la tomba qui, col mega sgherro. No. Okay. Oh, vedi che si è girato, coglione. Boh, devo mettere la palla di fuoco, sennò perdo. Dimentichi. Esatto. E è un po' difficile, molto. Ha messo il mago di là. Bene. Dai, colpi la torre. Oddio, ma mi dà fastidio che flash. Sì, che lampeggia, è una roba orribile. Ok, 700. Okay, mettiamolo subito questo. Adesso mette il gigante royale. Ah, guarda dove l'ha messo. Va che adesso ci muore con la torre inferno. Va che ci muore. Deve morirci. Ok, perfetto. Perfetto, c'è morto male proprio. Ok. Attento lì sotto il coso. Chi? Il moschettiere? Lo so. Ah, guarda che si è messo a sparare. Cazzo mori. Ok, l'importante è che là di scolpire la torre. No. Oh cazzo, palla di fuoco, via. E devo difendere. Cimitero? Dove? Qua? Lì al centro. Così? Sì. Aspetta. Cazzo, no. Perché zappo? Ho finito. Perso, male. Cioè, cazzo, però tutti danni a zona, bombarolo. Hai perso male. Ci provo, ragazzi, di nuovo questo deck, sperando di riuscire a fare qualcosa. Anche se io voglio usare la principessa, visto che lui ce l'ha. Cioè, non la usi. Ma perché non usa la principessa? Tu usi il deck che ti ha detto di usare lui. Tu mi devi spiegare adesso, Andrea, perché non usi la cimitero. La usa al cimitero. Dio mio, rinnegarla. Ma tu riesci a attaccare la principessa? Oh no. No. Ho notato. La principessa. Non usa la... Questo qui, veramente, ha la carta più forte del gioco, secondo me. Uccidi quella roba. Vedi? È già morto. Vedi? Hai già perso la torre. Ho già perso la torre. Oh, la tua piccola torre è crollata. Mamma mia, oh. Area of Soul. C'è poco da fare. Su, vai in domatore, vaffanculo. Guarda che palle quella carta lì, mamma mia, oh. È odiosissima, cazzo. Odiosissima, guarda. Devo sprecare sempre l'isil per buttarla, per farla morire, oh. Che coglioni, sì. Oh. È troppo forte, una carta che io adoro, ragazzi. Adoro. Ah, guarda. Ma basta. Vedi. È una costante sto gigante royale. È vero. Basta, uccidetelo. E beh, guarda che ti butta giù la torre centrale. Non ci voleva molto ancora, eh. Adesso dimmi che il mega sgarro riuscirà a dare due colpi. Chi è che ha messo? La Valchiria. Mettiamola al cimitero, to. Mettiamola al cimitero lì così. In modo che non vada a colpire la torre centrale, ma solo quella. Grazie, possibilmente. Dai, uccidila. Uccidi quella torre. Okay. Dai, guarda, la Valchiria. Questa è la Valchiria, quindi vuol dire che ha la specchio. Ok, palla perfetto. Di fuoco. No, aspetta, che palla di fuoco. Sulla torre, sulla. Ma no, non va giù lo stesso. E mi servirebbe dare un altro colpo almeno prima. Uccidetela! Oh, mamma mia! Niente. Zappo. Ok, perfetto. Quella che mi dà fastidio, veramente mi urta tantissimo. Voi non potete capire. Giocare contro la principessa. Vabbè, se il gigante deve difendere adesso, no? Non vuole difendere questo. Toh. Muori. Perfetto, dai un colpo alla torre centrale, bellissimo, bravo. Occhio al centro. Aspetta un attimo, occhio al centro. No, mettiamo la palla di fuoco lì. Ok, perfetto. Questo qui. E zappiamolo. No, non lo zappiamo, andiamo qui. Aspetta, aspetta. Non ci sti stronzi. Zam! Perfetto. Adesso mettiamo una Guarda che palle, oh! Guarda che palle. Adesso non posso mettere gli scheletri lì perché muoiono, no? Aspetta che forse non muore, aspetta, sono così. Ok, perfetto, così, spiritali del fuoco.
Date okay. sugli sgarri, date sugli sgarri, sugli sgarri, sugli sgarri, sugli sgarri, sugli sgarri. Va solo uno sugli sgarri. Mamma mia, che stress. Torre infernale. Ok. Ah, adesso devi colpire quello, ah, prima, coglione. Così, ok, perfetto, non mi ha dato neanche un colpo alla torre ed è morto. Bene, bene, bene. Però bene. C'è la strega, Non attento. Ti faccio tanto danno la strega. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Adesso devo attaccare con questo. Ma vedi, il problema è questo, che non ho modo di difendere quel cazzo di... Non hai danni a zona? Non ho danni a zona. Oltre alla zappa e alla cosa, ma non posso... Andrea, giocare. Questo deck non mi piace. Mi fa cacare. Non mi piace assai proprio. Ah, guarda, la si è spostata anche la Valchiria. Mamma mia, che proprio. Usa quello. No, devo uccidere quella Mamma mia, che bello shottarti, cazzo. Dagli un colpo alla torre, niente. Dagli un colpo alla torre. Evviva. Torre infernale, zappiamo questo, perfetto, e me la gioco così, guarda. Ah, ancora? Oh, basta. Attenzione. Basta. Attenzione. Ok, no, l'ho salvata. Ma bisogna stare attento a quello. Guarda che non rientra neanche nel raggio della torre inferno il gigante royale. Muori? Ok. Adesso quelli non muore perché giustamente la strega è fortissima, la reginetta. Adesso io torno a usarla, giusto? Quindi ho letto questi. Buon, perfetto. Non mi piace questo deck. Comunque, ragazzi, il video finisce qua. Gli ho trovato la leggendaria. Wow, nel baule leggendario. Però aspetta, abbiamo trovato anche carte che lui può potenziare. Tipo il Pekka, tipo il Bombarolo gigante. Non la usa. Ciao. Scusami, a tutti. Vediamo che altro deck usa. Ma come no? No. Schifo, cancella. Via. Cancelli l'account. Aspetta, ecco. Dopo non si accorge. No, via, non vogliamo vedere. Vogliamo vedere quella roba orribile. Ciao a tutti. E al prossimo video.